cosa, papà? Ma che cacchio? E soprattutto che cacchio ha in faccia? Vero, è proprio colpo padre e figlio. Schere! La loro proprietà stanno facendo una mega festa con delle cubiste. Mamma mia, pam! Colpo segreto, yeah, pam, madonna, un archeio della madonna gli ho fatto. Oh merda, ragazzi. Ronaldo Junior, corri subito a casa, li distraggo io. Yeah, pam! Ciao Icardi, ci becchiamo, ciao! Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omega e ben ritrovati tutti quanti su questo nuovo video nel mio canale di GTA 5 a bomba. Bene sì ragazzi, vi avevo promesso che nel video di ieri avremmo rubato oggi una Lamborghini Urus a qualcuno. Perché ieri ragazzi Ronaldo, nonostante avesse fatto la sua prenotazione e avesse scelto, ma veramente secondo me è la macchina più bella, secondo me è la Lamborghini più bella forse, ragazzi gli è stata fottuta sotto al naso perché c'è stato un accavallamento di prenotazioni e Ronaldo ragazzi si è incazzato, gli sono girate le verzelle, che tra l'altro mi sa che oggi o domani deve giocare la partita contro la Spagna, gli sono girate le verzelle e adesso vuole assolutamente una Lamborghini Urus prima di iniziare la partita dei mondiali. Quindi ragazzi noi lo accontenteremo con Ronaldo Junior e faremo questa mega impresa, perché ragazzi attenzione, è la prima volta in tutta la serie che succede una cosa del genere. A fine video saluto 5 di voi su Instagram che mi seguono, hanno messo mi piace alle foto, quindi il mio Instagram trovate qui in descrizione, cercate @realanthony, così ragazzi avete la possibilità a fine del video di essere salutati da me. Io ragazzi voglio dire che in questo episodio ci sarà un mezzo bordello assurdo, perché secondo me non so cosa combineranno insieme Ronaldo e Ronaldo Junior. Vabbè, comunque mentre aspettiamo, cioè io sto qui che stavo nella mia posizione, che stavo un po' cazzeggiando il computer, perché papà ragazzi l'ho visto che stava lì a prendere il sole, a un certo punto gli è preso uno scatto, è partito, è sceso ed è andato giù. Non so da dove sia andato, cioè giù è andato a cambiarsi, sarà andato giù nella sua stanza, non so a fare cosa. Intanto io ragazzi, siccome sono delle nuove guardie di sicurezza, stavo chiedendo alla nuova, al nuovo tipo della security se ci poteste dare qualche consiglio riguardante non so, entrare in casa, rubare qualcosa, insomma qualche consiglio sull'avventura che stiamo per fare. Soltanto che ragazzi lui mi ha già detto cose che io già so fare, cioè vabbè. Voi volete mettere Ronaldo Junior che ha rubato auto, fatto il criminale, fatto pazzie, e i consigli della guardia ragazzi ci sono veramente scivolati addosso, perché già li sapevamo. Cosa papà? Ma che what the fuck? Che diavolo si è messo addosso? E soprattutto che cacchio ha in faccia? Guardia, ma glieli hai dati tu questi consigli? Ronaldo ragazzi ci sta chiedendo se stiamo bene. Papà, vuoi sapere se stai bene? Ma porca miseria, ma da dove hai preso quella barba finta? Ok ragazzi, analizziamo l'outfit di papà. Scarponi neri da... non trekking, forse... sì dai, diciamo da trekking per scalare addirittura l'Everest. Pantaloni aderenti ignoranti per ogni tipo di acrobazia. E c'ha una camicia da sopra con una magliettina bianca, classica nera che usano i ladri. E il pezzo top ragazzi è questa super barba finta che gli si riaccia, si vede da lontanissimo che è finta. Che papà guarda, quasi quasi non sembreresti tu con la barba, lo sai? Ti copre tutto il viso. Ronaldo ragazzi si sta vantando, dice che sta bene. Scommetto che si è messo quella barba per essere riconosciuto. Guardate figo ragazzi, non ho mai visto Ronaldo con una barba finta così. C'è qualche lineamento che mi ricorda di lui, ma comunque siamo abbastanza depistati, quindi possiamo fare un faccia a faccia frontale con chiunque senza essere riconosciuti. Perché i guanti per non lasciare impronte digitali. Cioè ragazzi attenzione, Cristiano Ronaldo peggio di un serial killer, tutto calcolato alla precisione, e non ci deve essere niente che possa ricondurre a lui. Saremo con questa macchina qui nera che depista abbastanza e poi non è manco targata a Ronaldo, quindi perché non la uso quasi mai. Questo è stato uno dei primi SUV che abbiamo preso ragazzi, ma all'inizio, ma quindi avete un SUV nero tranquillo, così non si riconosce nemmeno che è un riccone che aveva quell'auto, quindi le nostre bellissime auto le lasciamo qui. Bene, direi ragazzi che siamo pronti a fare questo mega colpo padre e figlio.
Adesso seriamente ragazzi ci dirigeremo da queste parti, non ricordo esattamente dove era, penso verso qui, dove era la casa di Icardi per fare questo piccolo scherzetto, tanto sono travestito, c'ho tutto, raga, chi mi riconosce? Nessuna bomba, poi c'ho Ronaldo Junior che l'ha fatto 1000 volte, quindi ragazzi siamo proprio sul sicuro, non ci credo raga, il primo vero e proprio colpo padre e figlio, ma ci state pensando raga? Io ancora non ci credo, mamma mia, è scherzetto! No, 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 Madonna, mo se ne va tipo giù. Ecco, la lasceremo qui dove ovviamente prenderà questa e tornerà a casa. Penso che tu sia capace, Ronaldo Junior, no? Porca miseria, hai rubato elicotteri, Lamborghini, camion e ora non riesci a guidare questa. Dai, vedi se mi aiuti, ragazzi. Quanto per Ronaldo Junior è veramente eccitato per questa cosa e lo sono anche io, ma molto, molto. Bene, ora ci avvicineremo alla proprietà di Icardi e vedremo un po' se c'è qualcuno o qualcosa. C'è già una guardia qui che sta facendo la guardia. Oh, ragazzi, non ci credo. Guardate, ci sono la Lamborghini Urus sia di Ibrahimovic che di Icardi. A quanto pare, da quello che vedo, nella loro proprietà stanno facendo una mega festa con delle cubiste. Vabbè, ragazzi, non ne parliamo. Allora, qui c'è una guardia che riesco ad accappottare benissimo. Vieni, Ronaldo Junior, vieni, vieni, seguimi, figliolo, seguimi. Ok, no, lì ce ne sta un'altra, lì ce ne sta un'altra. Ok, Ronaldo Junior, aspetta qui, accappotto la guardia. E tanto facciamo veloce, sono anche distratti, ok? Direi che non dovrebbe sentirmi. Vai, 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 vai. Vai, Ronaldo, vai, 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 vai. Mamma mia, attenzione, CR7 in modalità furtiva. Mamma mia, ragazzi, lo sta facendo per davvero. Mamma mia, Ronaldo, mamma mia, pam! Madonna, Ronaldo, ragazzi! E stai giù, delinquente. Ok, figliolo, Ronaldo Junior, ci sei? Lì c'è l'altra guardia, ragazzi, il problema, cazzo, non posso rimanere così. No, nasconditi, abbassati. Il problema, ragazzi, è che se metto in moto se ne accorgono tutti. Quindi dovremmo scappare, poi magari dovrebbe uscire l'altra guardia pure. Questo è il problema. Adesso come facciamo? Adesso c'è la scelta, quella nera o quella gialla. A me, ragazzi, è sempre piaciuta quella nera, quindi quella di Icardi dovrebbe essere. Comunque, Ronaldo Junior, ci sei? Ok ragazzi, non possiamo rischiare, ho detto a Ronaldo Junior di nascondersi dietro la Lamborghini Urus. A quanto pare lì stanno facendo festa con le cubiste, quindi manco ci cagano. Devo mettere KO l'altra guardia, ragazzi, assolutamente. Perfetto. Ragazzi, adesso in nome di Ronaldo Junior, colpo segreto. Yeah, pa, Madonna, un archeio della Madonna gli ho fatto. Oh, santa miseria. Ora capisco perché, ragazzi, Ronaldo Junior ci prova gusto a fare queste cose. Ci sto prendendo gusto anch'io. Ok, ragazzi, dentro non lo sento ancora niente. Figliolo, dobbiamo andarcene. Adesso è il momento. Li ho messi KO. Andiamo. Ascoltami, Ronaldo Junior. La parte difficile del piano l'abbiamo fatta. Adesso corri subito a casa. Perché mi servivi soltanto per coprirmi le spalle. Corri subito a casa. Ci vediamo a casa. Ok, figliolo? Dai. Ok, ragazzi, non perdiamo altro tempo. E. Oh, merda, ragazzi. Ronaldo Junior, corri subito a casa. Li distraggo io. Yeah! Ragazzi, momento clou del video. Come immaginavo, la situazione è precipitata. Non ci resta altro che metterli KO, sperare che non ci riconoscano e scappare se ci riusciamo. Allora, forza, vediamo chi è che comanda. Brutto infame, fatti sotto. Stop, pom, pom, pom. Madonna, Ronaldo, quante mazzate sta dando in versione, non so, ladro, quello che tieni anche per te. Ok, ragazzi, la situazione si sta facendo complicata. Ronaldo sta prendendo mazzate sia da Ibrahimovic che Icardi. Cioè, nel senso, sta tentando di farli tutti e due, ma come vedete è impossibile, ragazzi. Ibrahimovic è comunque una bestia, c'è, cioè un fisicaccio della Madonna. Ragazzi, forse dovremmo smettere di. Ok, questa mi ha fatto veramente male. Ok, ragazzi, la situazione è complicata. Mi hanno quasi messo all'angolino. Attenzione, Icardi. Non so, ragazzi, penso che si stia facendo un peggio di un maestro di Kung Fu. Stanno matando. No, ragazzi, non riesco a gestirli tutti e due. Non riesco a gestirli tutti e due. Ah, aia, 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 aia. Da chi devo combattere? Contro chi? Fatemi sotto, brutti. Ah, prendi un bel ceppone. Ok, ragazzi, ora che sono distratti. Via, 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 via. Presto, muri aperta, grazie. Che culo. Ciao, Icardi, ci becchiamo. Ciao. Oddio. Ragazzi, quanto è stupido! C'avevo pure la macchina aperta, non ci credo! Non ci posso credere! Icardi aveva l'auto aperta, ragazzi! Quanto è. Non lo so, ragazzi, quanto è stato facile! Pure l'auto aperta, non ho dovuto manco scassarla! Abbiamo fatto di fretta e furia, siamo tornati subito a casa. Ronaldo Junior, mi sono stupito, ragazzi, non ha fatto incidenti, anzi. Ha riportato addirittura l'auto che gli avevo dato, l'ha riportata e l'ha rimessa perfettamente dov'era. Ragazzi, è stato incredibile, Ronaldo Junior. Sei contento, figliolo?
spero che tu sia contento. Beh, mo ha fatto tutte le foto che vuoi, che adesso è nostra. A quanto pare Ronaldo Junior è felicissimo, raga, di questa cosa che abbiamo fatto insieme, padre e figlio. Dire, ragazzi, che è la prima cosa che abbiamo fatto insieme io e Ronaldo Junior. Poi, ragazzi, guardate la Lamborghini Urus, che spettacolo, che interni, che cerchioni in lega. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, insieme al nostro Ronaldo Junior, abbiamo fatto la prima cosa insieme, padre e figlio, mi raccomando, piazzate un bellissimo pollice in su, che ragazzi è la prima volta che fanno questa cosa insieme, soprattutto la fa Cristiano Ronaldo la prima volta. Condividete il video con i vostri amici e ricordatevi ovviamente di iscrivervi, quindi vi ringrazio già per il supporto se lo fate, al mio canale, che trovate giù in descrizione. E come sempre, ragazzi, facciamo salutare a Ronaldo le ultime 5 notifiche di Instagram, per cui voglio salutare Gabriele Marconata 05, Lenaro 4, Asher, Mr. Blade 39 e Lori Staver. Questi, ragazzi, sono i 5 di oggi che io e CR7 abbiamo salutato. Se anche voi volete avere la possibilità di essere salutati, il mio Instagram lo trovate qui in descrizione, vi basta cercare Real Anthony, ragazzi, io c'ho Real Anthony, venimi a seguire e vi potrò salutare in tutti i prossimi video con la nuovissima Lamborghini Urus rubata. Cioè, non pensavo che avere tanti soldi ma dover rubare una macchina. Lasciamo stare. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ci conto che lo spolliciate. Come gozzo, ragazzi, Ronaldo Junior, la nuova Lamborghini Urus, che ovviamente riverniceremo e cambieremo tutto per non farla riconoscere. Grazie a tutti per la visione e ci sentiamo ad un prossimo video. Ciao!